La duchessa di Cornovaglia è stata accolta ieri da un mare di giovani sbandieratori durante i suoi primi doveri pubblici come regina consorte in attesa, ed è stata accolta con entusiasmo dai richiami della regina Camilla, durante la sua visita a una scuola elementare di Bath. Camilla, 74 anni, ha incontrato anche vittime di violenza domestica in città. Ha poi ospitato una celebrazione per le squadre equestri olimpiche e paralimpiche britanniche di Tokyo 2020. A Clarence House la scorsa notte. Ma la duchessa ha rifiutato di discutere la storica inversione di marcia quando la regina ha usato il suo messaggio per il giubileo di platino per rivelare che era il suo sincero desiderio che sua nuora fosse conosciuta come regina consorte quando il principe Carlo salì al trono. La sua futura promozione è stata resa pubblica dopo che la famiglia reale aveva trascorso 17 anni dicendo che Camilla non desiderava essere regina e sarebbe stata conosciuta come principessa consorte, in ossequio alla memoria della principessa Diana, quando Carlo divenne re. La mossa ha diviso la nazione. Un sondaggio dei lettori del Daily Express ieri ha rilevato che il 53% pensava che la decisione della regina fosse quella giusta, con il 47% in disaccordo. Ma il sostegno è stato inequivocabile alla Arundel Primary School di Bath, dove la duchessa ha piantato un albero per l'iniziativa del giubileo del Queen's Green Canopy e ha svelato una targa per la gioia degli alunni. Liliana Bulrab, 11 anni, ha dichiarato, è stato davvero eccitante, perché diventerà la regina, quindi è stato fantastico. Era davvero simpatica. Ren Taylor Loder, 9 anni, ha descritto l'incontro con la duchessa come un momento irripetibile e ha aggiunto, ho incontrato questa persona ora e lei sarà la regina. Camilla ha girato le aule, tenendosi per mano con i bambini durante un sing-along in one. In un secondo impegno in città, ha elogiato i fondatori e lo staff dell'organizzazione benefica per abusi domestici Voices.